Ben rientrati. Ebbene, devo dire, non c'è proprio nulla da fare. Siamo di fronte ad un vero e proprio fenomeno editoriale. Parliamo di Scritti Cozzali, il libro autobiografico dello scippatore di emozioni di Piero Scamarcio, che è esaurito nella sua terza edizione, addirittura anche nella sua terza edizione, è già pronto, presente in tutte le librerie da subito con la sua quarta edizione. La ho qui ed è questa qui. E con noi, ancora una volta, sono i due autori di questo, ripeto, fenomeno editoriale. Lo scippatore di emozioni è Piero Scamarcio. Cioè, veramente, Mauro, cioè, chi lo doveva andare a pensare? C'è la quarta edizione. No, davvero, la quarta... Oh, è la quarta edizione, la quarta... appunto. Ma io mica ti sentivo, meravigliavo. Così, non ho classe. Era per dire la meraviglia. Guarda, lo stadio successivo di un successo del genere è quasi automatica. Sì. È automatico lo stadio. È la candidatura al Nobel per la letteratura. Brava. Cioè, praticamente come Eugenio Montale, perché non so se hai notato, cioè ci sono proprio delle affinità tra me e Eugenio. Trovi delle affinità? Cioè, ci sono delle affinità tra te e Eugenio Montale? Cioè, sì, quel suo, praticamente, il suo male di vivere, io l'ho ripercorso con il vivere male. Cioè, con la malavita, insomma. In una parola. Cioè. No, tu ti senti scorrere sulla scia di questa grande vena poetica del Novecento, cioè, addirittura. E non è che per caso ti ricordi così a memoria una poesia del grande Montale? No, me la ricordo. La ricordi? Sì. Faccela ascoltare. Molto bene. Faccela ascoltare. Una poesia. Dici che te la ricordi a memoria? Sì, adesso me la ricordo. Hai bisogno di un attimo di... Ce la declami? Sì. Declamacela. Sì, se posso... Un po' di atmosfera? Per questa poesia. Un po' di atmosfera per Piero Scamarcio, per favore. Dimmi tu quando va bene, se va bene così, ci fermiamo. Dici tu. Cioè, no, così va bene. Va bene così? Sì. Vai, Piero. Vado, Vai. Vado alla poesia. Devi. Forse un mattino, andando in un'aria di vetro, arida, rivolgendomi, vedrò compirsi il miracolo. Il nulla alle mie spalle, il vuoto dietro di me, con un terrore di ubriaco. Poi, come su uno schermo, s'accamperanno di gitto alberi, case e colli per l'inganno consueto. Ma sarà troppo tardi, e io me ne andrò zitto tra gli uomini che non si voltano col mio segreto. Beh, veramente li hai toccati nel cuore. A me mi dicono Nando Gazzolo, a me mi dicono Foà, mi dicono Foà, Piero Scamarcio. Guarda, li hai veramente colpiti diritto al cuore. Non è che ho detto niente, dai, una poesia. Guarda, Piero, io tra l'altro, leggendo, è ancora commosso per scippatore, leggendo il libro, ho colto comunque l'origine della tua inclinazione poetica. E mi sono accorto, nella seconda lettura, la prima mi era sfuggita, nella seconda lettura mi sono accorto che tu ti sei avvalso per i testi delle tue canzoni della collaborazione di tanti grandissimi poeti. Oh, ma non ti sfugge niente. Sono un lettore attento. Sì, praticamente ho collaborato con Saba, Ungaretti, sì, anche altri poeti, sono tanti altri, moltissimi, anche. Carducci, Pascoli, Leopardi, Catullo, Kerouac, Baudelaire, parecchi e tanti, Coleridge, Scipatore, Shelley, e tante e tante altre. Un computer accanto, hai accanto un computer. Sì, infatti lo chiamiamo IBM. Piero. Dai. Piero? No, Mauro, già lo so. Adesso. No, e non è possibile. È il momento. No, tu lo sai che non so cosa. Cosa leggi? Non c'è cosa leggere. No, vabbè. Scippatore, vienici in soccorso. No. Suggerisci. Potresti leggere nella tua avventura con i Pink Floyd. Cosa? Quello è una bomba. Cosa? Hai esordito con i Pink Floyd? Ti dici che hai letto due volte il libro. Ma sai, che è sempre un po' enfatizzare. Un pochino. Bando alle ciance. Prego. Balziamo oltre i convenevoli. Okay. Titolo del capitolo e del racconto. Il titolo è Piero, due punti, un anno vissuto psichedelicamente. Vado? Claudio. Spontaneo. Dai. Legge perché non sempre ricorda. No. È chiaro. Vada, Sì. Occupato. No, Mi dai il numero. No, è lo slancio. La partenza avanzata. Dai. Per piacere, un attimo. Per favore. Tutto era pronto e stava per partire per la tournée. Chi stava per partire? Mauro. Parliamo qua e non ci capiamo mai. Io stavo per partire. Vai, tranquillo, non ti disturbo più, vai. Vada, Elio. Pure. Sì. Allora, tutto era pronto e stava per partire per la tournée. Quando, proprio con il piede fuori dalla porta di casa, ricevo una telefonata. Chiaramente io torno indietro, va a rispondere, facciamo pronto? Piero, dall'altra parte della cornetta, sono Roger Waters. Madonna, dimmi Roger, che cosa è successo?
Piero mi fa tristanzuolo lui. Mi sa che la tournée salta. Madonna santa, e perché Roger, fece io da questa parte? No, Piero, niente, mi fa Roger. Sid Barrett se n'è andata all'aceto. No. Sì. No. Sì, fece lui. No. Tante pagine. No. Fece lui dall'altra parte. Capito, lungo questo. Sì, dopo tre quarti d'ora. Tre quarti di libro. Tre quarti di libro. Mi accorse che era vero la faccenda. Sì, era vero. Sì, sì. D'Annunzio. Sì. E perché D'Annunzio, Sid Barrett se n'è andato all'aceto? È quello che... Aspetta, che c'è la domanda. Roger, ma Mauro, vorrei sapere, per quale motivo Sid Barrett se n'è andato all'aceto? Mm. Ah, ho capito. Aspetta che poi ce lo dico. Sì. Niente, quello Sid Barrett stava giocando a Monopoli con Nick Mason. Sì. Quello, Nick Mason non ci ha voluto vendere una casa di Parco della Vittoria e poi Sid Barrett è andato alla città. Non è legittima, sacrosanta reazione. Brava, perciò io pur lo giustifico. Insomma, faccio io a Roger. Madonna, Roger, e mo come si fa chiaramente? E quello fa, Madonna, Piero, bisogna trovare di corso un altro chitarrista. Allora io rimasi a riflettere sopra la cosa. A un certo punto fece... Roger, ce l'ho! Ce l'avevi? Sì, signore. Da pronto? Sì. Chi era? Lando Fiorini. Ti piace? Quello d'arco? Sì, no, Lando Fiorini era. Allora fece, cioè, chiaramente, gente, Piero, ma come suona Lando Fiorini? No, faccio io. Roger, hai presente Steve Howe degli Yes? Spiccicato uguale. Suona, Madonna, Piero, bisogna chiamarlo di corsa. Allora io chiuse la cornetta con Roger Waters, che cosa fece? Chiamasti. Brava. Chiamai la cassa di Lando Fiorini. Allora fece il numero, fece... Pronto? Pronto? Signora! Che gridi? La signora è vecchia quella... È troppo meticoloso nel dettaglio. No, non sente, è vecchia. Perché, allora fece... gentilmente, signora, sono Piero Scamaccio. Sono Piero Scamaccio, chiamo da Londra, c'è Lando Fiorini? No, fa dall'altra parte la signora, fa, no, Piero, mi fa la madre, no, Momo se n'è andato, oh, san signore, gentilmente, con chi se n'è andato, fece io, Piero, sono venuti Iggy Pop e Alice Cooper a prenderlo, che dovevano andare al cinema della parrocchia a vedere il topo. Salvatore Quasimodo. No, ha pagato 12.000 lire per andare a vedere. Salutabile la signora, ci chiede, vabbè signora, arrivederci, chiusa la cornetta. Qua la tournée salta per aria. Appunto, io a quel punto, Mauro, mi vide perduto, capito? Sì. Mauro, io mi vide perduto, lo dice la frase stessa. No, questa volta era un po' ambito. Drin! Drin! Sei rimasto... Finita, per piacere. Vai. Oh. Insomma, Mauro, mentre mi vide perduto, in quel frantunque, suono il citofono. Al citofono. Suono il citofono. Chiaramente va a rispondere al citofono, faccio... chi è? Faccio io. Neruda, Neruda al telefono. No, per piacere. Va a rispondere, faccio... chi è? Perché è diverso dal telefono. Al telefono faccio... pronto? Capito? Ma è finita la telefonata! Piero, al citofono, Mauro, ma sì. Piero, okay. Siamo Alice, al citofono, siamo Alice, Iggy e Lando. Ma che il destino, certo? Appunto, volte. Dici, possiamo salire? Possiamo salire, sale subito! Sbagliato. Chiaramente, arrivi sopra, Lando Fiorini, insieme agli altri, faccio, oh Lando, le cornacce tue, ma ora ho chiamato tua madre che mi ha detto che stavi al cinema. No, sì, Piero, fa Lando, è vero che dovevo andare al cinema, sì. Però poi abbiamo allungato e siamo venuti a casa tua. Abbiamo allungato. Zungo, tumbo, tumbo, Filippo Tommaso. Marinetti. Che clala, imparo liberismo. Abbiamo allungato da Roma a Londra. No, poi Lando Fiorini c'è il motorino per evitare il traffico. Arrivi prima, no, chiaramente. Oh. Allora? Allora, a un certo punto Piero mi fa Lando, tutto preoccupato. Qual è il problema? Faccio io, no, Lando, deve venire in tournée con noi e i Pink Floyd. Allora Lando mi guardò così, trasalendo, capito? Fece, lo stai a dire per davvero, Piero? E che cos'è, a scherzare? No, era vero. Mauro, dici, a scherzare? No, è vero, a chi me lo fai dire? A Lando Fiorini. Sente? Certamente. Che c'è? Che c'è? Petrarca? Perché c'è? Insomma, faccio io a Lando. Lando, facciamo un ripasso generale. La sai fare la chitarra middle? Allora, fece lui? Sì, la sa suonare con l'indice sopra una corda. Per me mi pare perfetto. Allora, Lando, vatti a preparare. Drin! Oh, è finita la telefonata! Invece, Lando, vatti a preparare che si parte. E la tournée? Parte la tournée dei Pink Floyd. Un racconto meraviglioso. Ti è piaciuto? Molto, poesie, emozioni, grandi nomi. Wordsworth.
Wordsworth. Un poeta che ha conosciuto solo lui. È vero. Ne ha tutta la bibliografia. Pubblicità, torniamo in studio, ma forse dobbiamo ancora tributare un applauso a questi due grandi. Ci vediamo per poco a 0-0. Restate con noi. Berlinghetti. Qua mi sa che scatta la quinta edizione. Mm. Mm.